Siamo a Venezia, sono qui con Matteo Fato, io sono Alfredo Cramerotti e siamo nello spazio della Galleria Michela Rizzo in Giudecca. E questa è la mostra che abbiamo appena finito di installare di Matteo Fato, che si chiama Somersault, tra parentesi, che è in pratica la traduzione di capriola, Capriola. giravolta, un qualcosa che diciamo, si mette sotto sopra. Volevo iniziare da questo pezzo qua, in realtà, perché era abbastanza sintomatico. Questa è una mostra personale, poi chiederò a Matteo di illustrarci un po' da dove parte. Per me è sintomatico perché è una mostra in realtà di dipinti che però si svolge in 3 dimensioni. E si svolge in 3 dimensioni proprio perché il lavoro di Matteo non è mai stato fedele a una disciplina unica, nonostante sia considerato Sì. un painter, come si dicono, però in realtà il suo lavoro si sviluppa molto su diversi piani. E qui in galleria abbiamo dei notevoli esempi di questi piani. Passiamo dalle 2 dimensioni, alle 3 dimensioni, alle room installation, alle installazioni ambientali, fino ad arrivare poi a un corpo sculturale nell'altra stanza ragguardevole. Volevo chiedere a Matteo se in 2 parole ci diceva da dove parte questa mostra. Questo è un corpo di lavoro importante per te, però volevo sapere. Sì, no, è una mostra per me importantissima perché mette un punto importante nella storia del lavoro per me. Nasce da un'esperienza che ho fatto 2 anni fa di una residenza in Norvegia chiamata NKD, una residenza vicino Bergen, in pieni fiordi, quindi nel bosco più, come Un dire, posto più remoto, selvatico, diciamo. ma comunque un posto bellissimo, organizzatissimo, dove hai la possibilità di lavorare al meglio. Una delle residenze più belle, penso, della Norvegia. E lì è nata questa esperienza di studi che, come dire, è una mostra molto diversa. Quindi Somersault Capriola un po' nasce, no, da questo ragionamento che abbiamo fatto, perché è una mostra che ribalta un po' la situazione della mia ricerca pittorica, la riporta su un altro strato, fondamentalmente. È successo con questa mostra che io l'ho prodotta 2 anni fa, ho fatto questo corpo di lavori che poi si è sviluppato, ma tornato da questa residenza ho sentito la necessità di nasconderla, questo corpo di lavori, nasconderlo, perché ho capito che non era il momento giusto per, come dire, fra virgolette, metterlo al mondo, no? Perché poi quando un lavoro viene esposto è per metterlo al mondo e soprattutto per me per dimenticarlo, e forse non era il momento in realtà Di di dimenticarlo dimenticarlo ancora. ancora, Ma è sì. interessante questo. In realtà noi abbiamo iniziato a lavorare su questa mostra già da Da un anno e tanto, mezzo, sì, perlomeno, se non di praticamente più. sì. Quindi in realtà anch'io ho vissuto un po' Sì. questa genesi del corpo di lavoro che in qualche maniera si manifesta Esatto. quando è il momento giusto. Sì, era proprio una necessità per me fortissima, e difatti è successa anche questa cosa della tela dell'ultimo lavoro che si trova nella stanza finale, che in realtà è l'unica tela che io ho riportato dalla Norvegia non dipinta, perché c'era questa volontà di, come dire, di realizzarla quando era il momento che il lavoro come dire, stava quasi per uscire dallo studio in un certo senso, no? Quindi C'è una certa fisicità nel processo, comunque. Qui siamo in un'installazione, che è una room installation in realtà, che parte, anche questa, direi che non parte neanche da questo disegno qua in realtà, ma parte da molto prima, perché il materiale che vedete qui, che sono del legno speciale, in realtà proviene dalle casse Esatto. in cui erano imballate le opere che vedete nel resto della mostra. Da dove viene questa cosa dell'utilizzo Della della cassa, cassa. quasi dell'architettura Sì, dell'opera, no, insomma? esatto, ecco, hai usato la parola perfetta, perché in realtà la cassa nasce per cercare di trovare un'architettura per lo spazio e per la pittura, nel senso che il contenitore di trasporto resta l'architettura che nello spazio ospita
la pittura stessa. E quindi per me ha acquisito negli anni un'importanza molto forte, perché, come dire, mi dava la possibilità di creare una sorta di still life, un tavolo su cui poggiare la pittura. Io faccio sempre, penso sempre all'esempio di Morandi, del tavolo dove lui poggiava le bottiglie e poi segnava, no, ogni bottiglia. Sì. È uno dei lavori più belli, forse, in realtà, no? Perché ti dà la storia, ti dà l'idea di come la pittura va anche, come dire, pensata, forse alla fine dell'ultima pennellata, non finisce, perché poi bisogna capire come va ospitata nello spazio. E qui è nata appunto la necessità di togliere, in questo caso, perché appunto c'è un ribaltamento, quindi ci deve comunque essere questa architettura che è presente, forte, no? Come hai detto tu, la casa, no? Però è, come dire, è vicina alla pittura, ma la pittura è sola. E per me c'è anche una nozione di tempo, tra il resto. Esatto. Come c'era per Morandi, sì. In realtà, proprio che la pittura non è solamente l'idea del dipingere e del lasciarlo riposare, del tornarci sopra, ma è anche l'idea appunto di come lo spazio entra dentro la pittura, e come in questo caso un contenitore, che è la cassa dei dipinti, poi si trasforma, si rielabora nel tempo, viene esposto come opera e poi ritorna ad essere funzionale al dipinto stesso, perché viene rispedita poi con gli stessi elementi. Perché poi tornerà ad essere, come dire, parte di quello. Qui siamo in una delle sale della mostra, che in realtà è la sala più alta, dove c'è una presenza notevole, è una presenza di una... di un'imponenza, direi quasi, non dico che da timore, ma insomma è un qualcosa che è su scala tale da rendere la dimensione umana un po', crea un po' di tensione, diciamo. Sì, no, me ne sono accorto anche appena montata. E questo in realtà si rifà a tutta una serie di lavori che avevi fatto in passato. Nasce da questa cosa che ho fatto nel 2010, questa personale nel Museo Raffaello di Urbino, dove insegno in accademia. È nata questa cosa mentre facevo il sopralluogo per la mostra, trovo negli scantinati questo cavalletto vecchio, dove il custode mi racconta questa cosa, ma questo era il cavalletto di Raffaello, che ovviamente è una leggenda, dire, è una bella leggenda, però da questa cosa, da questa immagine, io ho prodotto questo primo lavoro in cui riproducevo questo cavalletto a memoria. Quindi senza fare foto, nasceva dalla memoria, ed era stato esposto lì per la prima volta questo cavalletto a dimensione ovviamente normale, con due neon che riproducevano un quadro che non c'era poi in realtà. Poi è nato un secondo, che era lo stesso ma che accompagnava un dipinto, semplicemente cambiava perché era rivestito di specchio, e poi ho sempre avuto questa, come dire, da un paio d'anni, questa idea di fare un terzo lavoro in cui la dimensione semplicemente... Esplode, quasi triplicata proprio effettivamente, ed è, come dire, è accompagnata, doveva accompagnare questa mostra perché ribalta la dimensione della veduta delle cose, no? Quindi per tutto il discorso che abbiamo fatto era importante. E in questa sala, tra il resto, il cavalletto si rifà anche a un altro pezzo che abbiamo a parete qui. Che in realtà è un pezzo che in qualche maniera finisce questo corpo di lavoro, però non fa parte del corpo di lavoro in qualche maniera, perché non è stato dipinto con gli altri. No, è proprio quel lavoro di cui parlavamo prima, no? Quella tela riportata vuota che io ho voluto attendere di, come dire, di dipingere, perché dovevo cominciare a sentire che il lavoro stava per essere realizzato, no? Realizzato in mostra. Ed è semplicemente, io tendo a chiamare questo lavoro una sorta di pulizia del pennello, perché in realtà è una pulizia mentale di tutto quello che è successo da 2 anni, quando il lavoro è stato fatto, ad adesso, ma è anche una calamita fondamentalmente di tutto quello che c'è, che è passato, in qualche maniera. Quindi tutto quello che è girato attorno. Esatto. Ed è per me un pezzo molto importante, perché è una cosa molto diversa, ma che apre anche
come dire, una bella domanda in realtà. E infatti vedo la relazione fra il pezzo sculturale, diciamo, l'architettura ingigantita e questa pulizia del pennello, molto avvicinate in realtà, per questa idea del ribaltamento della prospettiva, sia in termini di spazio ma anche in termini di tempo. Esatto, no, questa è perfettamente quella cosa che io cercavo, come dire, di esprimere.